Io prima lascio quasi subito la parola a Marta, voglio solo dire una cosa, che Marta poi dirà lei chi è, cosa fa, eccetera. Però qualcuno mi ha detto, ma voi candidate una precaria? No, no, non è che candidiamo una precaria. Gran parte di noi, non io, che sono un po' anziano e per fortuna godo del privilegio di avere, che oggi in Italia è il privilegio di avere una pensione normale, non da ricco, normale, cosa che dovrebbero avere tutti e che invece viene messa in discussione. Però gran parte dei nostri candidati e di coloro che stanno con Potere al Popolo sono persone che sono precarie, che vivono la condizione della precarietà, dello sfruttamento in fabbrica, le difficoltà di gestire le attività economiche. Quindi siamo, per così dire, persone che stanno tutti i giorni ad arrabattarsi rispetto ai problemi della vita quotidiana. Quindi non è che scegliamo, siamo questa cosa qui. Seconda cosa, voglio dire subito, noi non solo qui, ci dicono ogni tanto, ma voi perché non state con i due schieramenti, con uno dei due, eccetera, eccetera? Allora, io non lo so, non ho ancora capito e non abbiamo ancora capito se qui in Emilia verranno, chi saranno i candidati, ma alla fine probabilmente saranno quelli di cui si parla. Quindi c'è l'ex presidente che vanta l'Emilia più avanzata del mondo, Bonaccini, e noi cercheremo di spiegare perché non è così, contro la candidata della Lega, diciamo, di cui che io chiamo, abbiamo deciso di chiamare la geografa. Perché la geografa Bergonzoni, la quale si candida in una regione di cui non conosce i confini. Lei vorrà, immagino, voglio dire, per chi un leghista volesse mettere i confini dovrebbe almeno conoscerli, no? Visto che loro tengono i porti chiusi, le regioni chiuse, se poi non sanno neanche quali sono i confini, diventa un po' un problema in più. Quindi, ecco, noi vorremmo essere alternative a entrambi questi due schieramenti. Perché pensiamo che questi due schieramenti, al di là della chiarissima polemica, eccetera, eccetera, rappresentino sostanzialmente la stessa politica. La stessa politica qui, la stessa politica in Italia. Diversità di toni, di accenti, poi però se andiamo a vedere le leggi concrete che fanno, sono più o meno le stesse dappertutto. Le stesse dappertutto. Prima scherzavo, dicevo, forse si distinguono sui migranti, però io sfido chiunque a distinguere, che non sia un bravissimo avvocato, a distinguere concretamente quali sono le differenze tra i decreti sicurezza di Salvini e i decreti sicurezza di Minniti e quali sono le diversità di comportamenti, a parte la mania che ci sono, che hanno alcune amministrazioni comunali passate alla Lega, che sono particolarmente paranoiche sulle panchine. Non sulle strade, sulle panchine o sul colore dei muri, però devo dire, poi se andiamo a vedere concretamente cosa fanno le amministrazioni comunali di centrodestra o di centrosinistra, fanno la stessa politica. Privatizzazioni, tagli ai servizi sociali, aumento della precarietà, e soprattutto fanno una cosa che è quella alla quale noi siamo più contrari. Stanno con le imprese, col mercato e col profitto. Ecco, certe volte quando vediamo le alternative tra destra e sinistra, mi viene in mente che sembrano l'alternativa e lo scontro tra il Rotary e i Lions. Cioè, sono due associazioni padronali di ricchi, diverse, in fortissima competizione tra loro, però nessuno di voi è in grado di dire qual è la vera differenza tra Rotary e Lions, lo sanno solo gli iscritti. Ecco, noi vogliamo fare un'altra politica e vogliamo proporre un voto utile, utile per quelli che sono esclusi dalla politica, che sono ormai la metà della popolazione. Già si vede dal voto e che sono ancora di più anche tra quelli che votano, esclusi dalla politica perché la politica, diciamo così, si occupa di loro negativamente o non si occupa di loro. Quindi le sfruttate e gli sfruttati, noi usiamo questa parola, sfruttamento, questa parola sfruttamento sarà la parola fondamentale di tutte le nostre campagne elettorali, la lotta allo sfruttamento delle persone, la lotta allo sfruttamento della natura e dell'ambiente. E la lotta anche allo sfruttamento dei beni e dei servizi pubblici. Detto questo, io lascio la parola a Marta. Grazie Giorgio.
Sì, noi oggi infatti, lo diceva bene lui, abbiamo deciso di presentarci non, e quello che portiamo oggi non è un programma elettorale, ma proprio un'idea diversa, un sistema complessivo completamente di rottura e completamente incompatibile con quello che invece è il sistema vigente oggi. E lo diceva bene Giorgio prima, non c'è differenza. E questo sistema che in Emilia-Romagna è rappresentato dal Partito Democratico, ma che vede una falsa opposizione da parte della Lega e una complicità totale da parte del Movimento 5 Stelle, che ha tradito le aspettative e le speranze che tanti avevano riposto in lui. E oggi siamo appunto durante le elezioni, lasciamo a loro il compito di scannarsi, di chiacchierare su finte divergenze che poi nel piano sostanziale non rappresentano appunto nessun tipo di alternativa, ma invece siamo qui oggi per mettere al centro delle rivendicazioni che parlino agli esclusi dalla politica, e quindi delle rivendicazioni chiare e determinate sui punti che noi riteniamo centrali, e quindi sul lavoro, sull'ambiente, sui servizi. Sul lavoro noi chiediamo e vogliamo un salario minimo di 9 euro l'ora per tutte quelle aziende, imprese, cooperative che vogliono partecipare a degli appalti regionali. Questo perché in un clima di smantellamento dei servizi, in un clima di esternalizzazione e privatizzazione, questo rappresenta un elemento per dare battaglia per un welfare pubblico realmente accessibile a tutti, per una rinazionalizzazione dei servizi. Siamo stanchi dei diritti che vengono concessi come se fossero dei lussi e dei cittadini che vengono trattati come dei clienti. Sull'ambiente, diciamo, vogliamo l'abolizione della legge regionale sull'urbanistica, perché produce solamente speculazione edilizia e consumo di suolo. Diciamo no a tutte quelle grandi opere inutili, e oggi lo sappiamo bene, lo vediamo con la TAV, che ha messo d'accordo tutti, Lega, 5 Stelle e Partito Democratico. Oggi credo che sia doveroso dare la nostra solidarietà agli attivisti colpiti dalla repressione, in particolare a Nicoletta Dosio, storica attivista del Movimento No TAV e coordinatrice nazionale di Potere al Popolo. Quelle che vogliamo noi sono delle piccole opere, quelle realmente incisive sul territorio, incisive sui bisogni delle persone. Vogliamo piccole opere per un trasporto che sia razionale e popolare, vogliamo piccole opere per una reale edilizia residenziale pubblica, vogliamo piccole opere per dire basta alla cementificazione e per dire che noi vogliamo la riqualificazione degli spazi pubblici e privati già esistenti. Sui servizi. Il nostro è un chiarissimo no a quello che è il processo di autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata che rappresenta un aumento di disuguaglianze e mette in competizione le regioni tra di loro e i cittadini all'interno delle regioni stesse, un'autonomia differenziata che va a aumentare la massa di esclusi dentro e fuori la regione. Un'autonomia differenziata che rappresenta solamente un tassello in quello smantellamento dei diritti e dei servizi per i cittadini. Noi vogliamo un servizio sanitario e un'istruzione che siano pubblici, nazionali e al servizio realmente delle persone. In questa campagna elettorale vedremo che ci racconteranno di un'Emilia-Romagna sfavillante, scintillante. Noi invece quello che vogliamo portare all'interno della tribuna politica è tutto quello che ci sta dietro, e quindi tutto lo sfruttamento che sta dietro le City of Food che costeggiano la via Emilia, tutto lo sfruttamento del caporalato, che non ha niente da invidiare purtroppo a quello che è il caporalato dei braccianti del Mezzogiorno, che sta dietro tutti i poli logistici in Emilia-Romagna. Vogliamo raccontare il lavoro nero, il lavoro grigio, la precarietà che sta dietro alla turistificazione di massa della nostra riviera romagnola. In campagna elettorale viene posta, le elezioni vengono poste come un banchetto a cui sono invitati solamente pochi eletti che si scannano tra di loro per delle poltrone, ma che non rappresentano gli interessi di tutti gli sfruttati e tutti gli esclusi che invece vogliamo rappresentare noi. Noi abbiamo deciso di partecipare nonostante le difficoltà per rovesciare quel tavolo lì e quel banchetto lì. Siamo stufi anche della continua clima di emergenza e emergenzialità che viene posto in clima di campagna elettorale,
perché sappiamo appunto che ogni volta, ogni bisogno dei cittadini viene posto come emergenza, qui vengono dati dei contentini, delle risposte assolutamente inconsistenti e parziali a ridosso della campagna elettorale. Invece noi quello che vogliamo è una pianificazione su lungo periodo che vada a risolvere alla radice i problemi di questa società e nella nostra regione. Il sistema contro cui combattiamo qui in Emilia Romagna è un sistema di potere che non riguarda solo la nostra regione, ma che rappresenta un sistema di potere e di interessi che va ben oltre sul piano nazionale, ma anche sul piano internazionale. Lo vediamo oggi con quello che sta succedendo in Siria, che l'ipocrisia di questo ceto politico che si scandalizza per il massacro del popolo curdo, quando invece non fa niente per opporsi alla NATO in quella Turchia, a uno degli eserciti, all'esercito più grosso, non fa niente per interrompere gli accordi commerciali, se non con qualche piccolo ritocco che è assolutamente di facciata, e continua a rappresentare l'interesse degli stessi. Io mi ricordo 4 anni fa, quando sono stata in Rojava nelle settimane del combattimento della liberazione di Kobane, mi ricordo benissimo e so benissimo chi è che stava combattendo in quel momento per la libertà, per i diritti dei popoli e stava realmente scacciando l'ISIS, e chi invece continua e continuava a fare l'interesse solamente dei soliti noti. E anche per questo, quindi, quello che noi poniamo in campo oggi, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che dovremmo raccogliere un sacco di firme a causa di questa legge regionale assolutamente liberticida che prova a escludere chiunque abbia delle posizioni indipendenti, nonostante la mancanza di fondi, di soldi, di visibilità che sicuramente non ci verrà data come dovuto, però quello che abbiamo noi è una cosa che non ha nessun altro ed è la capacità di mettere insieme e di mettere sul piatto un sistema che sia realmente incompatibile, di rottura e soprattutto complessivo.